dormire, a volte dormire, ma si può anche sognare a occhi aperti a volte, no? Un cappello, a volte ci vuole anche un cappello, ma c'è un ingrediente sopra tutti per poter sognare, gli occhiali, a volte anche quelli. Il primo ingrediente per sognare è la meraviglia. Sapete cos'è la meraviglia? Che cos'è? È una cosa bella, è la capacità di stupirsi sempre per qualcosa di straordinario, un po' come quando qualcosa appare all'improvviso, no? Che oh, che fa meraviglia. E di solito la meraviglia è associata a un'emozione, e le emozioni hanno dei colori, come la felicità, per esempio. Come vedete, a volte c'è anche un po' di invidia, ecco, però c'è anche l'amore. Dove ho messo l'amore? Ah, c'è anche l'amore. E poi, scusate, una emozione importante è la speranza, eh? Allora, bisogna avere tutti questi ingredienti dove vanno per poter costruire i sogni? Nei sogni, nella valigia, ci vogliono, quella era la felicità. In una pentola, ci sei quasi. Padella nel cuore, tutto giusto, ma ci sono degli strumenti molto particolari che io ho costruito, adesso vi faccio vedere apposta. Innanzitutto prendi tutti questi ingredienti e li metti nel saltapestello. Nel saltapestello. Poi, li devi anche un attimo passare nella mescimescola. Nella mescimescola. Dopodiché è importantissimo passarli dentro la ciminiera e dargli anche una passata nella sbuffapressa. Sembra uno schiacciapatate, ma questa è una sbuffapressa, te lo posso garantire. E guarda un po', ecco dov'è. Poi, una volta che tu hai fatto tutte queste operazioni, devi portare i tuoi sogni su questo oggetto. È un oggetto molto speciale, si chiama Vola Sogni. Lo fai partire e i sogni raggiungono i loro legittimi proprietari. Ecco, questa è la mia storia. Io ho costruito tutti questi oggetti e li ho fatti molto più grandi, magari li avete già visti. Siete stati lassù? A Sognolabio? Siete saliti sul Vola Sogni? Siete passati sulla mescimescola? Nella sbuffapressa? Nel saltapestello? Ecco, quelle sono tutte macchine che io ho costruito perché bambine e bambini e anche i grandi potessero sognare e meravigliarsi insieme. Però adesso...